Ciao a tutti e benvenuti nel nostro canale. Ciao ragazzi, sto iniziando questo vlog perché in tantissimi ci state scrivendo sotto l'ultimo video come sta Giordano, perché vi abbiamo lasciato che Giordano aveva la febbre a 38 quella sera. Ora vi racconto un pochettino com'è andata. Dopo quella sera, vabbè, visto stavamo sul divano tranquilli, aveva 38, ha preso la tachipirina e eravamo anche riusciti a fargliela abbassare questa febbre. Andiamo a dormire tranquillamente, mentre a una certa, cioè alle 2 di Luna è notte, sì, qualcosa. l'una qualcosa, 2 di notte, comincia a lamentarsi. Cioè, raga, vi giuro che avevo il letto incandescente, cioè bollentissimo, cioè sentivo proprio come se fosse una stufetta vicino a me. Allora mi alzo, qui c'è sta anche Giordano, mi Ciao. alzo, gli misuro la febbre e ce l'aveva 38 e mezzo. Io ho dato una tachipirina, sì, al mio bambino gli ho dato la tachipirina E non si e abbassava. no. E niente, ho dato la chiamerina e ho detto metti da dormire, tra un pochetto tanto sfebbri e stai a posto, ho pensato io. Mi aspettavo di fare Vabbè, una gli ridata di metto. quelle proprio mai Sì. E viste, finiva così. niente, io mi rimetto al mio posto anche perché la sveglia mi sarebbe suonata alle 6:30 per andare a lavorare. E una certa comincia a lamentarsi proprio tantissimo. E io ho pensato tra me e me, ma che ha fatto? E praticamente vado lì, mi misuro la febbre. 39, raga, 39. Io mi sono messa paura perché ho pensato, cioè, nonostante la tachipirina, invece di abbassarsi, gli si è alzata. Però torniamo indietro. Io mi ero messa paura di questa febbre, a parte che non ho pensato minimamente che potesse essere quello che poi è stato, o che è, non si sa, perché bene o male siamo due persone che stanno quasi sempre sole, massimo andiamo in piscina, con mia sorella, con il ragazzo, ma più Campagna, no? di quello io e lui non è che facciamo. Al lavoro io ho sempre la mascherina. Usciamo mezza volta proprio. Sì, mi ero messa paura perché lui giorni indietro mi disse che gli facevano male delle articolazioni. Sì, mi faceva male la caviglia. Sentivo un dolore tipo quando stavo in dialisi, che c'era una spinata proprio sulla caviglia. Perciò in tutto questo mi disse: io sento questo doloretto come quando mi è scatenato il tutto, cioè parliamo della malattia sua. Vabbè, Sì. e io anche mi sono messa paura di questa febbre improvvisa poi giorni dopo. E non sfebbrava, raga, volevo prendere pure tutte le tachipirine del mondo, non scendeva, zero. Lo Niente. scendeva e continuava a salire, 39 e qualche cosa. E io ho pensato che gli stesse succedendo qualcosa a Rene, perché dico qui già mi ha detto che gli facevano male le articolazioni come quando si era ammalato. In più c'ha questa febbre alta e forte, magari ha qualche infezione, sta a perdere il rene, ce l'ho pensate tutte, raga, mi sono impanicata e ho scritto al dottore alle 3 di notte. Non so che cosa io abbia pensato a scrivere a quell'ora, però era l'unica cosa che ho pensato, dico questo qui viene a casa e me lo dice. Visita. Vabbè, E me lo visita, io cosa che pensavo che poi. veniva la mattina, insomma, Ma sì, pensavo ma che gli io avevamo scritto, pure. Gli ho così lui le scritto. leggeva appena si svegliava e poi ci avrebbe contattato per un'eventuale visita. Così mi veniva, che ne so, a mettere una mano a fronte e mi diceva: oh, Giorda, guarda che qui devi andare all'ospedale a fare un prelievo perché magari c'è un'infezione, cazzo, non so. Vabbè, fatto sta che io poi ho preso il ghiaccio, ho preso uno straccetto E mi ha e fatto i gli ho fatti i bagnoli bagnoli, tutte regà, le vi giuro, dall'una di notte fino alle 5 di mattina. Io non mi sono mai rimessa a dormire, sono stata lì seduta a fianco a lui, notti. Io dormivo lui e lei mi dormiva faceva i a bagnoli. passarglielo tutto qui, tutto qui, tutto qua sotto. Allora, la febbre mi esercitava nonostante prendevo i tachipirine e quindi Samantha ha deciso di farmi i bagnoli. Dopo aver fatto i bagnoli per più di 4-5 ore, nonostante io poi, ripeto, avessi la sveglia sempre alle 6, alla fine ho mandato un messaggino al capo che non mi sarei presentata al lavoro perché, raga, stavo a pezzi perché non avevo dormito, lui stava così e non mi andava di lasciarlo da solo, e invece poi l'indomani in mattina. Alla fine siamo riusciti a farla abbassare a 37, stava benissimo come se niente fosse.
Anche io ho detto: senti, io vado al lavoro, manca a mancare da lavoro, tanto è qui dietro casa, se hai qualche C'è qualcosa, problema chiama il negozio chiami al magari. negozio. E io in 2 minuti dopo contati sto a casa. Vabbè, vado al lavoro, lui non mi chiama, lui sta tranquillo a casa. Dormivo. Ho staccato alle 6, prima di ritornare al lavoro sono andata in farmacia, ho preso dachipirine perché c'erano anche finite quelle, ho comprato due test Covid Covid. E e questi qua sono i due test, in tutto vero? questo io quando sono a casa avevo una febbrina a 37 e questi sono Sono i due test. dei Questo è due. uno, di Sami Sami. E Questo è mio questo è mio. e questo è di Giordano. È risultato positivo Positivo al al Covid. Covid, però raga, ora lui sta bene. Se sentite me, non sto affatto bene. Io oltre questo qui, casareccio, sono andata a farlo in farmacia 2 giorni fa e mi ha dato comunque negativo. Il dottore mi ha detto di ripeterlo oggi. E mo Sia. sta manda a fare il test, E ora, infatti. raga, stiamo andando. Io sono peggiorata, cioè ho un raffreddore fortissimo. Ho una cosa alla gola che mi porta alla tosse. Tutta sbuciata, Carinella. Tutta sudata. Madonna, soffragica, infatti, guardate i capelli, raga. Io invece sono fresco come una rosa. Pure la doccia mi sono fatta di sera. Cioè, raga, vi giuro che lui ha passato una notte. 3 ore d'inferno, che mi sentivo proprio di morire, non riuscivo a respirare, mi sentivo da vomitare, callo della Madonna. Basta, finito. Giordano si è svegliato, ha cominciato a zompettare per tutta E io casa. ho È i difese andato. immunitarie basse. È andato, sì, infatti, è andato giù in cantina, sta a fare motorino. E Finito intanto. quasi il baby. E io intanto sono qui che schiatto da 3-4 giorni. Però in tutto questo finora sono risultata negativa. Oggi lo andiamo a rifare che ho i sintomi ancora più forti. E vediamo, raga, vi portiamo con noi anche perché se ci tocca stare a casa Ci senza facciamo fare. compagnia, faremo le Sì. dirette, faremo le cose, no? Ma vogliete. E te stavo a dire, come se Guardatelo. fossi un amico, te stavo a dire che praticamente adesso andiamo a fare il test. Se sono negativo, sono contento perché andiamo in giro, cioè posso andare in giro a fare la spesa, a fare cose, perché siamo pure senza roba da mangiare. Vabbè. Se sono positivo, mi incazzo. Perché ti incazzi? Perché Perché non c'ho io sta a casa, stai sto bene? bene e sto devo essere positivo. Spero che mi è passato. Ah sì, devo fare un sacco di cose, devo vendere il motorino, devo fare un altro motorino, devo finire di fare di fuori. Vabbè, faccio uguale le cose, però come faccio ad andare a comprare roba se mi serve una vitarella, se mi serve un barattolo, come fo? Capito? Vabbè, in tutto questo Speriamo. parliamo di stupidaggini perché ne hai coperto il video soltanto per lagnare. Siete che sta Se lagnando? Io avete sono visto, fresco come una cioè rosa, io che ti... qua nelle sopracciglia, già da ben 4-5 giorni, ho quel prodotto che colora le sopracciglia. Cioè, guardate che l'ho struccate più volte, l'ho struccate con il detergente bifasico, cioè oleoso, oh, e sono ancora belle colorate, anche se quella mi aveva detto che doveva durare massimo 3 giorni. Calcolate che l'ho passato pure malissimo perché era la prima volta. Sono colorate. Il colore è un po' bruttino perché è per bionde, ma adesso vira sul tipo sull'aranciato. Cioè sta bene con il colore dei capelli, ma io invece lo volevo sul marroncino. E niente, raga, adesso mi vado a preparare con fatica e poi andiamo a fare questo test. Dai. Allora. Mi sono data una mezza sistemata, messo un po' di mascara, un po' di ombretto terra e niente, mi sto un attimo misurando la febbre per vedere la situazione. Devo dire il vero, fortunatamente non mi si è mai alzata la febbre alta quanto è Giordano, sempre su 37,5, sono arrivata a 38, ma 38 che durava anche poco, anche perché stavo sotto effetto di tachipirina. Cioè non mi si è mai alzata tantissimo, ecco, soltanto una volta a 38, ma è riscesa praticamente quasi subito. Però anche questo 37,5, seppur per tanti non possa essere febbre, è comunque un'alterazione, è comunque un qualche cosa. Anche perché io normalmente la temperatura ce l'ho sempre sui 35, nemmeno mai 36, sempre 35. Perciò un qualcosa c'è se sto a 37 e mezzo barra quasi 38.
Eppure sono convinta che non ho il Covid. Probabile anche che io stia così per l'aria condizionata sia al negozio che qui a casa. Che comunque sudo, poi esco, poi c'è l'aria condizionata. Comunque adesso staremo a vedere. Hai finito tu? Ok. Comunque si vede che siamo tutti e due a casa. C'è un casino. C'è un casino. Anzi, ha pure mezzo sistemato questa Giordano. Però, raga, fa niente, sti cavoli. Dai, quanto ci mette? Tantissimo. Vabbè, raga, ci vediamo dopo. Ed eccoci qua, raga. Siamo qua in fila ad aspettare che sia il nostro turno. Anzi, ad aspettare che ci diano una penna per compilare questi fogli. Visto che era... Raga, ci ha sfondato. appena fatto. Raga, ci ha sfondato il naso. L'ha fatto prima a me. E io ho detto, guarda che te sfonna. E lui non ci credeva. Nonostante questo, sono stato immobile. Mentre lui... Come ha fatto? Io c'è il trucco appoggio dietro, almeno più di quello non posso andare. No, tu sei indietreggiato. Comunque adesso stiamo qui in sala d'attesa, raga, vedete tutte le macchine. Siamo qui in attesa, dobbiamo aspettare 30 minuti. Se siamo positivi ci chiamano al telefonino, se no ci danno il cartaceo. Così è. Così ha detto, Non ci non capisco un cazzo io. ne so. Per darmi il cartaceo comunque deve sempre chiamarmi. Boh, vabbè, raga, attendiamo sti 30 minuti. Speriamo bene. Allora, eccoci qua a casa con due belli positivi. Vabbè, io su di me non avevo dubbi perché, cioè, sentitemi. Giordano pensavo che era negativo, dica la verità. Perché è come se niente fosse, cioè non ha niente, non ha né raffreddore né mal di gola. L'ho detto, Posso ha avuto quella febbre altissima, si è sentito un po' così sfossato ancora prima della febbre, basta, fine. E niente, mo abbiamo il controllo il 27 e bah, mamma mia, raga, io sto proprio a pezzi. Però senza febbre, cioè non ho la febbre, ho 35 adesso. Però mi sono pesata chiperina perché ho la tosse e quando tossisco mi fa male dietro la schiena. E niente, mo tutto il giorno così, cioè tutti i giorni così, amo. Sullo sto divano, raga. E Aaron è di là che piange. Quello che tocca fare pure la spesa. Forse per la prima volta useremo o Glovo per fare la spesa o Amazon. Dai, Gagliardo, nuove esperienze, amo. Potremmo chiedere a qualcuno di farci la spesa, genitori e tutto, però vogliamo fare anche qualcosa di diverso. Vediamo un po' che riusciamo a fare. E niente, raga, adesso mi metto comoda e metterò il PC, non so quello che farò. Di certo non mi metto a spicciacasa perché sarei la matta che cercano, anche perché ieri con tutto che stavo malissimo non riuscivo a stare ferma e cercavo di pulire tutto, ma oggi avrei dovuto passare l'aspirapolvere e lavare per terra, ma non ce la faccio. E dopo una tachipirina e un'oretta barra 2 orette di sonno, eccoci qua. Eccoci qua. Abbiamo fatto merendina e adesso Abbiamo stiamo fatto nulla. aspettando che ci portano la spesa, così non usciamo, non chiediamo niente a nessuno perché a noi piace fino a dove possiamo cavarcela da Da soli, senza soli, da mettere... notare come intraprende Samantha la malattia e come intraprendo io la malattia. Da Cioè? notare. Che vuol dire? E non masticare, che poi sei ignorante. Ah, è che io non vedo l'anno giù a fare cose mie, de lavorare, invece Samantha A Samantha? tutta vita. Sì, raga, io ammazzerebbe perché Tutta cioè vita. lui si è preso il Covid, me l'ha attaccato, poi lui c'ha il Covid ma come se niente fosse e a me mi ha attaccato tutte le disgrazie, capito, raga? Anche se è fatta di plastica, di cartone però che è fatta Samantha. Cioè, vedete il cartone, carta velina, Cioè che praticamente... fai così e si allunga, cioè, vedete la cartellina in balencazzo, che quando si fraci un pochetto si...
smalloppatuta diventa pappetta, eh? Samantha è fatta così. Diventa pappetta. È stupido. Cioè, praticamente si è attaccato il Covid per attaccarmelo a me e farmi sta male. Quello, dimmi che me lo li fa sta male e basta. Ma O io devo se no, raccapezzare dimmi che cosa te ha man preso se no, dirmi che te mancavo così tanto, perché non ci stavo mai lavorativamente parlando, e mi hai costretto qui a casa. Ti certo, perché mi sentivo solo. sentivi solo, però sei tu che mi vuoi lasciare da sola, adesso che stiamo insieme, da sola. Però ti so a casa, quindi non mi dici te. Però io ti so a casa. Vabbè, mo tra pochino ci devono portare sta spesa e facciamo la svuota spesa portata da Glovo. Che dite, raga? Madonna. Io attacco il Covid a quelli che vengono a portarmi la No, spesa. guarda, è stupido. Dai, No, mo mi raga. scendo giù e mi do una braccicata. Volevo ringraziarti No, no, raga. tanto. Che io sono venuto apposta, ho fatto apposta l'ordine Glovo Per perché c'ho il attaccartelo. Covid. Fuori, raga, è una bellissima giornata. Cioè, spettacolare. Calcolate che a me domani. No. Domenica, cioè dopodomani, sarebbero partite le ferie. Sarei stata in ferie una settimana, invece mi farò questa settimana di ferie come malattia. Ma vediamo adesso come funziona bene il Glovo. Tu hai fatto Oddio. l'ordine, c'è scritto il tuo ordine è in fase di preparazione. Vedi? Poi dopo ci chiameranno, ci diranno: guarda che Sì. Giordano, qui manca un sacco di cose, che non ci abbiamo più niente. È vero. E i soldi, regà? Ma i soldi, fammo finta di niente. E mi staccano sempre, quanto mi ho speso? 50 e passa euro. No, 60 era sì, 60 e passa euro. No, ma i 67 soldi, euro. babbo morto, non ti preoccupa. E così ci sta, in te quei soldi non ci danno niente da mangiare. Comunque no, raga, è importante, mo Giordano sta scherzando, lo dico per quelle persone che sono tutte tipi tipi tip. Giustamente comunicherà che ha il Covid di lasciargli la spesa fuori il portone. Una volta che lei si allontanerà, lui gli prenderà le buste. È importantissimo. Ci mancherebbe. Madonna mia, raga. Come si fa? E niente, ci vediamo dopo con svuota spesa. Allora, Giordano con il fiatone, perché ovviamente è sceso a prendere queste belle quattro buste Glovo. Ora iniziamo a fare la svuota spesa. Allora, iniziamo con la prima. Qui sento del fresco. Non mi ricordo che abbiamo preso cose congelate, Scritto qua, scusa. no? Aspetta lì, allora. La signorina ha detto grazie per aver scelto Glovo. Vero? Allora, eccoci qua. In questa splendida busta ci sta delle buste dell'immondizia perché non le avevamo più. Ma Sappiamo più come fa. tu te le metti a posto, signorino. Certo. Poi delle bellissime piadine. Ovviamente questo è tutto un marchio che noi non abbiamo mai assaggiato, nel senso queste. Carrefour. Questa è Carrefour. Vabbè, comunque sembrano belle e morbide. Poi la cena di questa sera: hamburger classici. Il pane hanno preso. No, ti ho detto di no. Due hamburger classici. Che mi guardi? Mi ha detto di no, a baguette. Mi ha detto col pan carré, col coso, fammi peggio pani. Si era scordato. Poi dei pomodori. Vedi che sono grandi, come dicevo io? Ce fai la caprese? Sì, ce Amo? la fai, Caprese. Vabbè, amo. Sono da Caprese, raga, Ciao. questi. Non so da caprese. Da caprese sono quelle No, grosse faccio Caprese, rotonde. ma mangio io. Vabbè. Poi, wurstel. Amo, intanto metti a posto, non mi metti là sopra. Wurstel. Biscotti questi qui per Giordano, Galletti. Poi, no vabbè, ma io pensavo che era grosso. Mezzo litro, perché sono così vabbè, piccolino? comunque, un latte finto, piccolino. Vabbè, comunque ce ne abbiamo altre due confezioni. Giusto così è Poi, riserva proprio, vedi? È una riserva, di modo che non rimaniamo senza. vabbè, poi pancetta affumicata e spaghetti numero 5. E la prima busta è andata. Ma noi però stiamo a mettere a posto, stiamo a guardare se c'è tutto. No? Dai, dopo vediamo, molto Poi, subito. arghistello in miniatura. Sta sprecata. Fa vedere pan di stelle in miniatura, no pan di stelle al contrario, pan di stelle al contrario, Belle, madonna, quanto sono grosse! così Uova, hanno le enormi. Poi, vediamo. Ok. Così hanno adesso l'uovo. pane
del prosciutto crudo, che solo questo è costato più di tutta la spesa. Raga, infatti ne ho preso solo uno. Poi bellissime albicocche, ovviamente questo per Aaron, perché noi difficilmente mangiamo la frutta. Insalata iceberg per noi e delle crostatine, che ho scelto quella alla bicocca, però ovviamente non c'erano e abbiamo optato per queste al cioccolato. La seconda busta è andata. Poi qui dopo si spegne. Qua sicuramente ci sarà roba da bere perché pesicchia. Infatti, ah no, le avevamo prese. Sì. Allora sì. Oh raga, ecco qui, raga, bello lo sciroppo d'amarena, non sapete quanto l'ho bramata per farmi la granita che dopo mi farò e mangerò questa sera. Però quando sfeggio i ghiaccetti ricorda di rifarli, così ci facciamo altre granita. Quali ghiaccetti? Ghiaccetti per fare granita? No, perché tu non sai come la faccio io. Senza acqua, ghiaccio, sciroppo e congelo, si fa un granitone, poi io lo sgrattugio tutto e da paura. Poi Fanta per Giordano. Coca-Cola per me, questa allora ma bevo solo io. No, sei furbo al cavolo. Una Red Bull per me. Grazie a te. Sì. Eccoli, amore. Buoni. Ho preso questi qua. Quanto sono buoni. In più, i Kinder fetta al latte di Giordano. E visto, non c'è molto più bisogno di fare la spesa per fare svuota spesa, perché c'è la portina di... Poi abbiamo preso questa Nutella piccolina giusto per farci delle crepe, perché di merendini ne abbiamo prese gran pochi. Io dovevo prendere pure dei cornettini, però assolutamente. Poi un formaggio e pasta filata, che Giordano pensa che sia garbanino. Una specie. Olive verdi per fare un'insalata di riso, così tiriamo a campare. Un'insalata di olive. Poi, ultimo. Ultima busta e che abbiamo del panterrè, che non ho scelto ovviamente. Va bene, è uguale, cammignate, non c'è culi. Un altro panterrè che non ho scelto, ma io ho scelto quello da mulino bianco, quell'altro proprio. Questo è il mulino bianco, anche io no, è uguale a quello che prendiamo noi, solo che non ha non ha i tappetti davanti, i culetti, come dire. Poi abbiamo preso dei plum cake, oppure quelli, raga, gli spacchi ci mettiamo la Nutella, buonissime. Ho preso questa insalata mista per tartarughe, lumache, chi ne ha chi ne metta. Poi, ecco che costa una cazzata, perché sono proprio 3-3 dentro. Visto, ho fatto bene. Perché comunque sia, le foto un pochetto ingannano, che sembrava una vaschetta più grossa. Vabbè, comunque. Vabbè, qui la pasta ci viene con la pasta primavera. Poi l'impasto rettangolare per fare la pizza, che quella della Conad non mi va, che quella della Conad era veramente molto buona, ma vediamo questa di Carrefour. Ok. Poi, che carini, Giordano quanto è contento. Lievito fresco per fare la pizza, perché la vuole anche fare lui. Pensavo che era grosso così sto coso. Era grosso così perché nell'immagine sembrava grosso. Poi questa robetta sfiziosa, l'ho potuta prendere io, mais tostato, buono, lo metto lì tic 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 dopo. E delle banane, sempre pensando al nostro figlio Aaron. E basta. Finito. Buono. Questo qui, aspetta che vengo lì, a favore di camera tesoro. Questo qua, il lievitino, due lieviti, questi qui. Adesso, prima di utilizzarlo, voglio informarmi come si fa il lievito madre. Tu non sai che cos'è il lievito madre? No, non me ne intendo, di lievito. Il lievito madre sarebbe una sorta di micro impasto di pizzetta, tipo due etti di micro impasto di pizzetta, che a sua volta diventa lievito. Guarda che qui ci sono tante nonne, tante mamme che sono bravissime sicuramente a fare la pizza e te possono riprendere se sta di qualche cavolo. No, no, effettivamente si fa così il lievito madre. E poi voglio fare una lievitazione di 36/48 ore di impasto, così sono sicuro che viene una cosa da paura.
così tanto d'amore che Giordano non l'ha mai fatto una vita non sua. L'ho mai fatto perché non mi sono mai informato come si deve fare. Però adesso mi informo, lo voglio fare, perché il lievito madre lo congeli. Tiri fuori il pezzettino grosso così e ci fai quello che ci devi fare. Così ogni volta andiamo al supermercato a comprare sto coso. Vedo. Vabbè, raga, vieni con me di là con quello di Aaron. Vabbè, raga, io concludo qua questo video perché penso che sia lungo. È stato un po' chiacchiericcio, un po' così casareccio, anche per farvi partecipi di come sta Giordano e ad oggi come sto io, perché. Questo da paura, raga. Il problema è che Samantha mo deve fare moccicosa dalla situazione. Sì. Intanto qui c'ho. Non si mangiamo niente. Intanto qui ho un angelo. Oh. Eccolo. È vero. Lui ovviamente è qui in salotto con noi, mentre io starò qui a fare casa al casino, perché due o tre giorni abbiamo campato sul divano e ci camperemo per un'altra settimana. Io qui adesso mi metterò con il PC e lui starà qui a fare l'angioletto di mamma. Comunque, da noi tre è tutto. Finisce qua questo video. Spero che comunque in qualche modo vi abbiamo tenuto compagnia in questa, non lo so, 20-30 minuti, perché una clip di 10 minuti è stata stamattina. Altre 10 ne so adesso. È inutile che lo prolungo, perché tanto, ragazzi, adesso vado a morire sul divano. Giordano se ne torna sì, giù. Sì, pure io vado un po' giù a fare una cosa e poi vado a morire. Se ne torna giù in cantina a fare le cose sue. Comunque, in questi giorni, fatemi sapere una cosa. Io posso anche vloggare, però, raga, saranno vlog ma veramente proprio casarecci, potrebbero anche risultare noiosi perché non mi posso muovere da casa, non ci possiamo muovere da casa. Fatemi sapere se comunque sia volete compagnia così casareccia dentro casa, che chiacchiereremo di più del meno. Potremmo pure fare qualche live, perché no? Potremmo fare in questa settimana qualche live. Comunque fateci sapere voi, perché aspettatevela, tanto aspettatevela. E niente, raga, un bacione e al prossimo video, e grazie per tutti i bei commenti che ci lasciate, perché vi siete preoccupati così tanto per noi, per Giordano. Sì, ma raga, un bacione, ciao.